Se la critica aveva già apprezzato i primi due libri, è stato con L'Arminuta, la ritornata, nella traduzione dall'abruzzese, che Donatella di Pietrantonio ha sbaragliato la critica e la giuria popolare. Dentista pediatrica di professione e scrittrice per passione, sul bellissimo palcoscenico del Teatro La Fenice di Venezia, proprio con questo libro, che parla di una ragazzina di 13 anni che da un giorno all'altro scopre di non essere la figlia delle persone con cui è cresciuta, si è aggiudicata il premio Campiello 2017. Premio letterario di prestigio che vanta tra i vincitori Primo Levi e un altro abruzzese che ha fatto la storia della letteratura italiana, Ignazio Silone, che lei ha amato da lettrice. È stata una grandissima emozione il fatto stesso di essere appunto accanto a questi grandissimi, Silone prima di tutto, che ho amato tantissimo da lettrice come grande interprete della nostra terra. Il territorio è quasi un personaggio sempre presente nei miei libri, a volte anche al di là delle mie intenzioni, nel senso che è talmente forte la potenza delle radici che non posso fare a meno, ecco, di metterci sempre un po' di Abruzzo nei miei libri. Essere riconosciuta da persone che si conoscono e a cui si vuole bene è veramente superiore a ogni altro tipo di gratificazione. Credo che Donatella abbia meritato questa serata. Sicuramente Penne è una città che in passato purtroppo ha avuto così un momento di grigio. Adesso stiamo tornando ad una Penne a colori, cioè una Penne veramente che può esprimere tutte le sue potenzialità, e Donatella di Pietrantonio è una delle potenzialità di Penne.